Ma voi che mangiate tanto, adesso non so se c'è la capretta Rosi che lei mangia di tutto, però il cibo è comunque è fonte di piacere, cioè il cibo, il gusto è fonte di piacere, cioè ci sono persone che preferiscono mangiare di trombare, comunque alla fine, cioè il cibo, il gustare un cibo è comunque fonte di piacere. A livello gustativo, il cibo è fonte di piacere. Quindi il concetto di fondo, qual è il concetto di fondo? Le lasagne ce l'ho nel frigo, domani le magno. Ovviamente non le ho cucinate io, però le ho comprate, ma le cucinano molto bene dove le compro. Allora, quindi cosa devo dire? Questo, e non so se mi sono spiegato, è un punto fondamentale perché va a creare un ancoraggio emozionale molto molto importante. Mangiare, è vero, Don Matteo, condivido. Poi dopo una certa età, tu che sei già anziano, Don Matteo, oramai puoi soltanto mangiare, però effettivamente è comunque uno stimolo sensoriale molto forte questo. È uno stimolo sensoriale molto forte. Ecco, quindi questo è un punto fondamentale, no? Il mantenimento del contatto visivo è molto, molto importante. Quindi imparate a mantenere il contatto visivo. Quindi guardate un uomo negli occhi, guardatelo a lungo, questo crea una connessione. D'altra parte, se al contatto visivo abbinate un sorriso sincero, il sorriso sincero deve essere un sorriso con gli occhi che ridono, non deve essere. Questo non è un sorriso sincero, questo è un sorriso farlocco. Quindi abbinare diciamo, comunque un sorriso sincero è fondamentale. Quindi è abbastanza semplice far produrre ossitocina in un uomo, sfiorargli la mano, sfiorargli la spalla. Quindi in questo modo riuscite a fargli produrre ossitocina. Naturalmente, come dicevamo prima, è interessante abbinare la produzione di ossitocina alla stimolazione della SAR, quindi del sistema di attivazione reticolare, no? Quindi, nel momento in cui voi lo guardate, fate una carezza, una coccola, eccetera, è anche importante, ad esempio, come dicevamo prima, condividere ad esempio del cibo, condividere del cibo è un altro punto fondamentale perché in questo modo è comunque crea un ancoraggio emozionale positivo. Il cibo ha anche questa valenza, no? Di creare, salutiamo Giovanna, anche questa valenza, no? Di creare come possiamo dire, un ancoraggio emozionale positivo. Quindi mangiare ad esempio assieme a quella persona, soprattutto se hai cucinato tu. Soprattutto se tu hai cucinato, perché ti vede anche a livello logico, no? Come donna cuciniera. Questo è importante. Un uomo, secondo me, non può resistere. Non può resistere, si innamora sicuramente. Ovviamente, tenete presente che gli uomini sono anche visivi, quindi anche da un punto di vista visivo devi presentarti come attraente, diciamo, questo è un fatto fondamentale, no? Devi presentarti come attraente. Cioè non devi essere sciatta, non devi essere sfatta, fisicamente devi cercare di tenerti in forma. Ma questo vale anche e soprattutto per te, insomma, il sapersi tenere in forma fisicamente credo che sia un qualcosa di importante, no? Ma ci sono altre cose, no, che possono produrre ossitocina, ad esempio, che ne so, guardare un film abbracciati, ad esempio. Guardare un film abbracciati perché è sempre l'abbraccio, le coccole, quindi potete approfittare, no, di alcune situazioni per creare intimità, ma anche ad esempio condividere qualcosa che può essere anche per dire una bere il tè assieme, fare qualcosa che possa diciamo creare intimità. Ecco, sono tutte cose che per un uomo servono a produrre ossitocina. E quindi questo per quanto riguarda un uomo. Per una donna le cose stanno un po' diversamente perché per una donna si produce ossitocina anche, diciamo, come possiamo dire,